Direttamente dagli States, Ford Edge cerca di imporsi sul mercato italiano grazie a un nuovo design e dei motori congeniali alle nostre esigenze. Siete curiosi? Beh, andiamo a scoprirla insieme. Lunga 4,83 m per 1,93 m di larghezza, non ha misure così tanto extra large, eppure l'influenza americana nello stile lo rende più grande di quello che realmente è. Il frontale è la parte maggiormente interessata dal restyling, nuovi fari, più sottili e full LED, nuova la calandra, gigante, con logo Ford. Essendo la versione ST Line, i paraurti hanno un design più sportiveggiante e la calandra è a nido d'ape. Indubbiamente, nella vista laterale è dove dà il meglio di sé la Edge, per il suo design ricercato, originale e particolare. Innanzitutto i grossi cerchi da 21 pollici, neri, davvero molto belli. Ma la vera particolarità di Edge è sicuramente la parte posteriore, dove abbiamo questo taglio a tre quarti molto particolare, un po' diverso dagli altri SUV, e le dona anche quel pizzico di sportività e di carattere in questa vista, dove sicuramente non è facile smorzare le dimensioni, ma in Ford ci sono riusciti. Anche al posteriore troviamo il tocco della ST Line, come ad esempio i paraurti. Vediamo che sono più sagomati, più sportivi e soprattutto inglobano un diffusore e gli scarichi trapezoidali. Con il restyling ha perso il gruppo ottico unico unito dalla fascia centrale e ha guadagnato due gruppi ottici classici separati dalla grafica rinnovata full LED. Beh, salendo all'interno, l'imperativo è comfort. Comfort e spazio. Beh, innanzitutto i sedili, molto comodi, anche se la ST Line, quindi con inserti in pelle e alcantara, non ci sono problemi, sono comunque molto comodi. La posizione di guida poi, beh, è una posizione comoda, anche se migliorabile a mio avviso, perché abbiamo una posizione piuttosto alta del sedile e una pedaliera vicina, quindi bisogna star lì un po' a magheggiare con le regolazioni per trovare un po' il proprio equilibrio ideale. Volante tipico Ford, tanti tasti ma chiari. Quadro strumenti classico già visto sulla versione pre-restyling, così come un po' tutto il design interno non è stato variato. Un design piuttosto moderno, doppio display, è anche abbastanza piacevole, è sempre ben leggibile. Passando alla plancia troviamo un grosso display centrale attraverso cui andiamo a comandare il Sync 3, il sistema multimediale di Ford. Abbiamo poi tantissimi tasti, ecco, questo ci ricorda un po' che comunque Edge non è stata aggiornata nel corso degli anni e abbiamo un po' questo stilema old style, uno stilema che, abituati agli schermi che fanno tutto, quindi l'abbandono dei tasti fisici, fa avere un po' un momento Amarcord, ma comunque sono molto comodi perché sono subito individuabili alla guida e subito si azionano, cosa che magari con un touchscreen moderno diventa un po' più macchinoso, soprattutto alla guida. Il Sync 3 è poi un sistema che aggiornamento dopo aggiornamento diventa sempre più pratico, si migliora sempre e attualmente è un sistema infotainment davvero valido. Dal lato multimedialità invece abbiamo la radio DAB ad esempio, quindi aggiornato anche sotto questo aspetto, e soprattutto è un sistema chiaro anche nei sottomenu, nei menu, le grafiche, tutto perfetto, quindi un ottimo sistema. In più abbiamo anche un sistema audio Bang & Olufsen da 1000 watt, quindi niente male. Proseguendo sulla plancia troviamo un portaggetti qui su, un portaggetti qui, un portaggetti dietro la plancia, due portabicchieri e un vano bracciolo davvero enorme. Quindi abbiamo veramente la possibilità di riporre qualsiasi oggetto ovunque. Proseguendo sul tunnel centrale abbiamo la scomparsa della classica leva del cambio a favore della rotella. Cambio a 8 marce che poi vedremo durante la prova su strada. Per quanto riguarda invece l'aspetto qualità, c'è da dire che Ford si è impegnata parecchio nella costruzione di Edge. Abbiamo infatti plastiche morbide al tatto e piacevoli un po' ovunque, qui soft touch ad esempio, plastiche piacevoli anche qui, anche in questa zona e anche nella zona del tunnel centrale. Plastiche un pochino più rigide le troviamo nella zona proprio inferiore, ma anche essendo rigide danno comunque una sensazione buona di qualità. Beh, questa è la seduta posteriore, nulla da dire. Spazio per le gambe abbondante, spazio per la testa abbondante, in più tre persone possono viaggiare tranquillamente anche in larghezza. Tunnel centrale ridotto, quindi nessun problema per chi siede al centro. Troviamo poi sedili riscaldabili, anche dietro sì. Presa a 12 volts, presa a 230 volts. In più abbiamo il bracciolo centrale, doppio portabibite,
e soprattutto comodissimo per quando si viaggia in questa configurazione. Beh, adesso è il momento al bagagliaio. Apertura senza mani, funziona molto bene tra l'altro. Beh, una capienza di 602 litri, ampliabile fino a 1847 litri. Un vano regolare, sì, ci sono i passaruota un po' sporgenti, ma nulla da fastidio perché comunque è rettangolare il vano, quindi non ci sono problemi. È alto, quindi linea cintura alta, anche se comunque la forma sportiveggiante del montante posteriore limita la possibilità di carico in altezza ovviamente. Troviamo in più una presa 12 volts, luci e soprattutto i tasti per abbattere elettricamente i sedili. Qui sotto al cofano troviamo un 2000 biturbo diesel, 238 cavalli a 3750 giri, una coppia massima di 450 Nm a 2000 giri, uno scatto a 0-100 in 9 secondi e 6 ed una velocità massima di 216 km/h. Beh, mettendosi alla guida di Edge, la prima sensazione che si ha è quella di dominare la strada, una sensazione data sicuramente dalla posizione di guida rialzata, ma anche dal fatto di vedere questo cofano alto e lungo che dà quella sensazione di americanità che tutto sommato ci piace. Beh, la prima cosa che passerei ad analizzare è il motore. Stiamo parlando, come detto, di un 2000 biturbo a 238 cavalli che spinge davvero forte. Comunque la Edge in ordine di marcia ha un peso pari a oltre 2100 kg, quindi non certo un peso piuma. Eppure questo motore comunque spinge con una certa veemenza, vivacità e dona anche un certo carattere a questo SUVone. Beh, come potrete immaginare è un motore che spinge forte già ai bassi, infatti già a 1500 giri abbiamo una buona spinta, anche se il meglio di sé lo dà tra i 2000 e i 3500 giri, quando l'erogazione si fa corposa, costante, e anche la spinta permette comunque di muovere la Edge con una certa briosità. Passando invece ai consumi, sicuramente sono influenzati dalla massa, dalle dimensioni della vettura. In città parliamo di medie intorno al 9-10 km con un litro, fuori città parliamo intorno ai 13, mentre invece in autostrada siamo intorno ai 12 km con un litro. Sono consumi sicuramente importanti, però comunque dobbiamo considerare il tipo di vettura, la cavalleria e soprattutto il fatto che è comunque una 4 ruote motrici. Motore quindi valido, affiancato però da un cambio automatico 8 rapporti classico convertitore di coppia, altrettanto valido. Un cambio che funziona davvero molto bene, dolce nel funzionamento, preciso, ma che soprattutto non disdegna poi un utilizzo più sportivo. Abbiamo una funzione sport, ma anche usandolo in manuale con i pedal sicuramente non delude. I freni sono buoni sia per resistenza alla fatica sia per la potenza, ovviamente non ci dobbiamo aspettare un impianto frenante da super sportiva, però comunque è adeguato al tipo di vettura e comunque permette sempre delle buone frenate. Essendo questa una versione City-Line, troviamo un assetto non ribassato ma irrigidito. Questo quindi cosa comporta? Beh, una stabilità maggiore nei curvoni autostradali o comunque in tutte quelle situazioni in cui serve una vettura più impostata. Ma dall'altra parte risultano più evidenti le sconnessioni secche e brevi, ad esempio quelle cittadine, complici anche i cerchi da 21 pollici con una gommatura ribassata. Il comfort non manca mai, sia chiaro, perché comunque la Edge è una grandissima stradista. In autostrada troviamo una vettura capace di macinare chilometri senza affaticare minimamente il guidatore. Però dall'altro lato, ad esempio, buche, tombini, caditoie stradali si fanno sentire alquanto. Abbiamo poi uno sterzo adattivo, che varia quindi il suo raggio di sterzata in base alla velocità, per agevolare così da un lato le svolte in città o comunque anche un tornante ad esempio, quindi fare un tornante con pochissimo sterzo. Dall'altra parte aiuta quello che è il comfort e la guidabilità in autostrada, dove comunque uno sterzo meno preciso aiuta ad affaticarci di meno. Che poi vi dirò, ok, stiamo parlando di un SUV grande da oltre 2 tonnellate, largo, alto. Però tutto sommato la sua tenuta di strada e stabilità non sono così male, anzi devo dire che il dinamismo visto nelle linee rispecchia un po' quello che si prova alla guida. Quindi adesso mi chiederete il mio giudizio riguardo la Ford Edge. Beh, è una vettura nata principalmente per chi cerca un SUV grande, una vettura per la famiglia che offre tanto spazio sia per i passeggeri che per i bagagli, una vettura comunque con un motore brioso e che assicura anche una certa soddisfazione alla guida,
e comunque con un prezzo contenuto. Il prezzo di questa vettura, così come la sto guidando in questo momento, è di circa 62.000 euro. Ma sappiamo che Ford ha una campagna promozionale sui propri modelli molto forte, molto aggressiva, e infatti il prezzo scende fino a 50.000 euro. Anzi, non supera i 50.000, perché stiamo parlando di 49.000 e passa. E devo dire che a questo prezzo risulta essere molto interessante la vettura. Comunque abbiamo praticamente tutto. Impianto audio, Bang & Olufsen, abbiamo sistema Sync 3, abbiamo sedili climatizzati all'anteriore, quindi sia ventilati che riscaldabili. Sedili riscaldabili al posteriore. Abbiamo comunque tutto il sistema, quindi di sicurezza. Cruise control adattivo, Bliss, telecamere anteriori e posteriori, sistema di parcheggio automatico. Abbiamo quindi, come potete immaginare, un pacchetto davvero completo. Personalmente non sceglierei una ST Line, una caratterizzazione sportiva così forte, una gommatura così importante, una spalla così bassa, l'assetto poi irrigidito. Beh, sono tutte cose che stonano un pochettino col mio modo di vedere un SUV grande. Bene, la prova è conclusa. Se vi è piaciuta, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!